Mettetevi nei panni dei ragazzi della nostra età e pensate a tutti i problemi che dovremo affrontare quando saremo grandi. Aiutateci a crescere nella legalità, a riprenderci i nostri sogni, aspettative e le nostre vite. Io vorrei che almeno negli ambienti come le scuole e ospedali non ci fossero più uccisioni. Chiedo solo un quartiere dove tutti siamo persone educate e dove tutti possiamo vivere felici. Ti saluto e ti ringrazio. C'è la voglia di vivere una vita normale, senza paura, senza ingiustizie, nei desideri dei bambini di Scampia espressi per Natale al sindaco Luigi De Magistris. Questa mattina alunni e docenti delle scuole elementari del quartiere hanno partecipato numerosi alla cerimonia di illuminazione dell'albero della legalità vicino Piazza Giovanni Paolo II. L'occasione è quella giusta per dire basta alla criminalità e chiedere di non essere lasciati soli. Nel mio quartiere ci sono cose brutte, ma so che tu ti combatti con la vigilanza dei poliziotti. Quello che vi posso dire è che io e noi amiamo moltissimo Napoli e quando si ama qualcosa che è in difficoltà si fa di tutto per renderla più bella. Su questo ci metterò tutto il mio impegno nei limiti dell'umanamente possibile, ma questo è un grande quartiere, un quartiere di cui io sono orgoglioso come sindaco, perché la maggioranza della gente è fatta veramente di persone per bene e la vita alla fine vince sempre contro la morte. Vi auguro un sereno Natale di solidarietà e di fratellanza e di amore. Grazie. In strada con il presidente della municipalità ed i rappresentanti delle associazioni impegnate sul territorio, anche gli studenti della scuola Eugenio Montale, scenario recente di un atroce agguato di camorra. A questi gesti, che sono gesti importanti, segnali importanti, devono seguire gesti e segnali da altre istituzioni, dalla provincia, dalla regione e soprattutto dal governo, dal prossimo governo, che secondo me dovrà mettere la scuola al centro dell'agenda politica. La scuola ha bisogno in tutto il paese di una mano, a Scampia ha bisogno di due mani probabilmente. Dopo Marianella, Chiaiano, Piscino, anche Scampia stamattina si illumina, sicuramente è un simbolo, luce nel buio per una riqualificazione del quartiere, perché anche i bambini, i giovani, ma la cittadinanza abbiano dinanzi agli occhi degli esempi positivi, degli esempi di valori, legalità e anche la speranza che con un anno migliore tutti quanti insieme possiamo ovviamente cambiare le sorti di questo quartiere.